È un caso irrisolto che dopo 50 anni perseguita ancora oggi l'Italia. Un'epica parodia della giustizia, avvolta da misteri e inganni. Il caso, noto in Italia e all'estero come il mostro di Firenze, riguarda l'omicidio rituale seriale di 8 giovani coppie, accompagnato dalla raccapricciante mutilazione degli organi sessuali femminili. Insabbiamenti e inquinamenti delle prove intorbidiscono così tanto il caso che, a oltre 50 anni di distanza, regna la confusione più totale. Le prove portano a una potente setta esoterica che si ritiene sia dietro gli omicidi. Magistrati, agenti di polizia, servizi segreti, la massoneria, le sfere più alte della società fiorentina e due magistrati di alto profilo hanno contribuito a coprire i colpevoli. Nessuno dei tre importanti filoni di indagine porta alla chiusura definitiva del caso. All'inizio vengono condannati per gli omicidi un bracciante, un postino e un cavatore, soprannominati i compagni di merende, che faranno emergere nella splendida campagna del Chianti una terrificante perversione sessuale e subcultura satanista. Poi, questa agghiacciante telefonata apre una nuova pista. Sacrificato in nome di Satana come il grande dottor Narducci. La minaccia si riferisce alla misteriosa morte del gastroenterologo perugino Francesco Narducci, il cui corpo viene ripescato dal lago Trasimeno esattamente un mese dopo l'ultimo delitto del mostro di Firenze. Un'autopsia, eseguita 16 anni dopo, rivela un'incredibile storia di omicidio, uno scambio di corpi e un insabbiamento che coinvolge anche la massoneria di Perugia. È innegabile che, ed è emerso dalle indagini, che la massoneria parlò, discusse di questa vicenda al suo interno e prevalse una certa linea. I PM ritengono che l'omicidio di Narducci e il caso del mostro di Firenze si intersechino qui, in questa pittoresca cittadina toscana di San Casciano Val di Pesa, dove il medico entra in contatto con il farmacista locale, anch'egli indagato, e con i compagni di merende, Pietro Pacciani, Giancarlo Lotti e Mario Vanni. La pista Narducci viene però abbandonata per intervenuta prescrizione a causa dei ritardi della giustizia. Il farmacista di San Casciano viene dichiarato non colpevole per le 14 accuse di omicidio in un controverso processo con rito abbreviato. Tuttavia, un terzo filone di indagine prende forma quando gli inquirenti rivolgono l'attenzione a un ex paracadutista della Legione Straniera Francese, Giampiero Vigilanti, inserito nella lista dei sospetti subito dopo l'ultimo omicidio, ma ignorato per più di 30 anni. Ha precedenti per violenza e omicidio. È un piccolo collezionista d'armi con una pistola identica a quella usata negli omicidi del mostro ed è amico di Pacciani. Oggi possiamo consultare i documenti che sono stati trovati dagli inquirenti 35 anni dopo essere stati redatti dalle forze dell'ordine. Tenuti nascosti per decenni, questi documenti sono l'ennesima prova degli errori giudiziari, dei depistaggi e degli insabbiamenti che hanno privato decine di famiglie della giustizia che meritano. Dava fastidio a qualcuno che faceva parte di questo livello superiore dei delitti, perché un livello superiore c'era, inutile, non si può negare. Almeno altre 15 persone, associate in qualche modo al caso, vengono messe a tacere prima di poter parlare, il che fa supporre che i delitti del mostro di Firenze siano molto più di una serie di omicidi rituali o dell'operato di un unico assassino.
La sorella di Luciano Malatesta aveva assistito alle orge sataniche e condiviso il terribile segreto con il fratello prima che anche lei fosse uccisa. Allora, mia sorella mi ha detto questa vicenda qui. Mi ha parlato in maniera diretta che tutta questa vicenda, quella dei nostri zii, quella anche specificamente collegata al mostro di Firenze, ai delitti, era stata possibile con il potere di un giudice di Firenze. Lei mi ha fatto proprio anche questo nome, mi ha fatto diversi nomi. Lei mi ha fatto il giudice del giudice Vigna. Da 40 anni, i mandanti di questi efferrati delitti e i loro amici nelle alte sfere sono nascosti da un muro di omertà. Firenze, Toscana, 1981. Le giovani coppie trovano momenti di intimità sui sedili posteriori delle loro auto tra le colline ombrose e fresche della città. Ma per alcune di loro, le strade e i sentieri di campagna si trasformeranno in un luogo di terrore e morte per mano di una banda di sicari. La rete di clienti che ha commissionato e pagato gli omicidi e protetto gli esecutori materiali è rimasta segreta. Oggi, per la prima volta, fotografie e documenti mai visti prima gettano nuova luce sulla scioccante verità. Michele Giuttari è un poliziotto decorato che ha combattuto la mafia negli angoli più pericolosi e bui del meridione. Dal 1995 è a capo della squadra mobile di Firenze e studia l'imponente documentazione raccolta nel fascicolo nel corso degli anni. Ho dovuto subire anche delle minacce, anche gravi di morte, degli attentati personali. Basti considerare che una mia autovettura privata una mattina l'ho ritrovata con le quattro gomme tagliate, minacce di morte che devo dire non avevo registrato negli anni precedenti, in cui avevo avuto modo di indagare e di distinguermi personalmente, anche andando a testimoniare in quei processi, nella lotta alla 'Ndrangheta e nella lotta a Cosa Nostra, alla mafia siciliana. Mi chiedo a chi stava dando fastidio questa inchiesta sui possibili mandanti. Il cielo è nero come la pece, perché il 6 giugno 1981 è una notte di novilunio. Questa strada di campagna, nei pressi del famoso club Anastasia, a Mosciano di Scandicci, è il luogo in cui Giovanni Foggi e Carmela Denuccio trovano una tragica morte. I loro corpi vengono scoperti il giorno successivo dalla polizia, crivellati da una scarica di proiettili calibro 22. I cui bossoli presentano una H incisa sul fondello. Il pube di Carmela era stato mutilato e portato via. L'omicidio finisce in prima pagina. Gli inquirenti trovano un guardone che sa un po' troppo sulla vicenda e lo arrestano. Ma sua moglie riceve una telefonata anonima, in cui le viene assicurato che presto il marito sarà scagionato. Difatti, quattro mesi dopo, il 22 ottobre 1981, mentre il guardone è ancora in carcere, Stefano Baldi e Susanna Cambi vengono assassinati a Travalle di Calenzano. I genitali di Susanna, mutilati e portati via dalla scena del crimine. Il killer lascia un'impronta di stivale numero 44. Il guardone viene scarcerato. È un'altra notte di novilunio, 19 giugno 1982.
Il mostro commette il suo primo errore. Paolo Mainardi e Antonella Migliorini si sono appartati in un'auto lungo la strada per Baccaiano, un paesino a sud di San Casciano. Hanno appena finito quando lui, spostatosi sul sedile del guidatore, vede qualcosa che lo spaventa. Inserisce la retromarcia, ma finisce in un fossato dall'altra parte della strada. Il killer spara contro i fari e poi uccide Paolo e Antonella. L'auto adesso è visibile dalla strada. Perciò l'assassino si dilegua nella notte senza perpetrare la macabra mutilazione dei genitali della ragazza. L'omicidio di Paolo Mainardi e Antonella Migliorini è il terzo delitto del mostro di Firenze. Qualcuno che lavora al caso ricorda un omicidio analogo, risalente al 1974, 8 anni prima. Si consuma qui, sulle colline del Mugello, a nord-est di Firenze, tra Borgo San Lorenzo e Vicchio. La coppia viene uccisa a bordo di una Fiat 127. Lui è raggiunto da 5 proiettili calibro 22. Mentre lei viene finita a colpi di cacciavite e punteruolo. Gli organi genitali non le vengono asportati, ma le viene penetrata la vagina con un tralcio di vite. Il killer le infligge più di 90 pugnalate al basso ventre e al seno sinistro. I corpi vengono trovati da un contadino locale. Gli inquirenti ritengono che potrebbe esserci stato più di un assalitore. Se non che una lettera anonima, una delle decine che condizioneranno il lavoro dei detective, suggerisce agli inquirenti di guardare a un altro caso, un delitto passionale, risalente al 1968. Miracolosamente, ciò che restava delle munizioni usate nell'omicidio era ancora allegato al fascicolo del caso. I proiettili corrispondono a quelli dell'arma del mostro. Qualcuno vuole che gli investigatori colleghino il delitto passionale del 68 agli omicidi seriali del mostro di Firenze. Di prassi le munizioni avrebbero dovuto essere distrutte a sentenza avvenuta. Il sardo condannato per l'omicidio della moglie e del suo amante nel 68, Stefano Mele, è già in prigione. Anche il pastore Francesco Vinci, corregionale di Mele, e suo fratello Salvatore vengono implicati nell'omicidio. Perciò si ipotizza che la pistola appartenga a loro. Francesco Vinci viene arrestato per la presunta detenzione dell'arma utilizzata in quel duplice omicidio, che si ritiene sia la stessa usata dal mostro. È l'inizio della famosa pista sarda, focalizzata su un clan di sardi implicati anche in sequestri a scopo di estorsione. Tuttavia, Francesco Vinci viene presto rilasciato, poiché il mostro colpisce ancora, il 9 settembre 1983, mentre Vinci è in galera. I due giovani turisti tedeschi, Jens Uwe Rusch e Horst Wilhelm Meyer, avevano parcheggiato il loro furgoncino in un vigneto di fronte a Villa La Sfacciata, a nord di San Casciano. I loro corpi vengono trovati la sera seguente da un connazionale, Rolf Reinecke, che li aveva avvertiti di non sostare vicino alla villa, famigerata per i suoi festini erotici. I colpi attraversano il finestrino posteriore, mentre attorno al mezzo vengono stracciate delle riviste pornografiche gay. Gli inquirenti suppongono che l'assassino possa averli confusi per un uomo e una donna. La traiettoria dei colpi esplosi fornisce un indizio chiave sul killer, che dovrebbe essere alto più di 1,80 m. Se il mostro è un assassino solitario, non può essere Francesco Vinci, che viene scarcerato, ma continuerà a far parte della storia assieme a Rolf Reinecke. L'inafferrabile mostro di Firenze diffonde il terrore in tutta la comunità, specialmente tra i giovani, che non si sentono più al sicuro. Il clima che si respirava sicuramente era un clima sia in città che nelle campagne dove colpiva, un clima di paura. I giovani in quegli anni
avevano preso abitudini differenti, quindi l'appartarsi in campagna rappresentava un pericolo. E in città soprattutto, posso testimoniare in quanto abitavo a Firenze, c'erano delle vere organizzazioni per appartarsi e quindi il modo di vivere era cambiato proprio perché si percepiva un pericolo generale. È il 29 luglio 1984. Claudio Stefanacci e Pia Rontini vengono massacrati in questa radura vicino a Vicchio, sulle colline del Mugello. Vengono raggiunti dai soliti proiettili calibro 22. Ma lei riesce a scappare. Corre qualche metro prima di essere nuovamente colpita e poi mutilata. Le vengono escissi pube e seno sinistro e fatti sparire. Emerge un nuovo indizio. Pia lavorava al bar della stazione di Vicchio, dove, stando al proprietario, un uomo con un grosso anello al dito avrebbe tenuto d'occhio lei e il suo ragazzo. L'ultimo delitto apre un capitolo doloroso e complesso nel caso del mostro di Firenze. È il 6 settembre 1985. Nadine Mariot e Jean-Michel Cravechvili, una coppia di ragazzi francesi, piantano la loro tenda nella radura di Scopeti, a nord di San Casciano. Arrivano in Italia il 4 settembre e il 6 vengono visti alla sagra paesana di Cerbaia, vicino a San Casciano. Vengono attaccati durante un rapporto sessuale, come stabilirà il medico legale. Nadine muore sul colpo, mentre Jean-Michel, che è un atleta, esce dalla tenda, nonostante sia ferito, e corre qualche metro a piedi nudi, prima che l'assassino gli spari nuovamente. Lo afferri e lo pugnali a morte. Per la prima volta, l'assassino occulta il cadavere, ma non ci sono segni di trascinamento. Dopodiché, ritorna per mutilare Nadine, asportandole il seno e il pube, e poi la nasconde rimettendola nella tenda. I corpi vengono trovati il 9 settembre da cercatori di funghi. I molti errori commessi dalla scientifica perseguiteranno il caso per anni. Le ogive di due proiettili, una nel cuscino e l'altra nel sacco a pelo, verranno scoperte solo più di 30 anni dopo. Il corpo della donna viene spostato prima dell'arrivo della scientifica e la polizia non rinviene subito un fazzoletto macchiato di sangue e un paio di guanti chirurgici, così che si crea attrito tra polizia e PM. L'ora e persino il giorno della morte sono contestati. La scena del crimine è irrimediabilmente contaminata e l'indagine compromessa. Questi sono i 16 omicidi attribuiti ufficialmente al mostro di Firenze. Ma anche molte altre persone collegate al caso vengono assassinate. Per la prima volta, Luciano Malatesta parla davanti alle telecamere. Oggi restaura affreschi, ma è tormentato da ciò che ha sentito e visto quando viveva nelle stesse campagne del mostro. Lui, in prima persona, ha pagato un prezzo altissimo. 4 membri della sua famiglia sono morti, tra cui sua sorella Milva, che gli aveva rivelato l'identità di uno dei membri di una setta satanica e stava per renderlo pubblico quando è stata uccisa. Milva, poverina, lei ha fatto una fine atroce, poveretta. C'è la pena di morte per gli errori che fai. Non lo posso sopportare, questo è il suo figlio, non lo posso sopportare, nessuno. Tutte persone giovani sono morte in maniera terribile, violenta. Qualcuno la verità la deve dire. Però è stato veramente fatto, messo in moto un meccanismo potente di mistificazione e di manipolazione. Nei giorni successivi alla scoperta dei corpi di Nadine e Jean-Michel, il mostro inizia a provocare la polizia. Invia un brandello del seno sinistro di Nadine al sostituto procuratore Silvia Della Monica, che tuttavia non si occupa più del caso. La lettera viene spedita da San Piero a Sieve. Successivamente vengono recapitate 3 lettere anonime ai magistrati Pierluigi Vigna,
Paolo Canessa e Francesco Fleury. Contengono un guanto chirurgico con una singola cartuccia calibro 22 serie H e una spaventosa minaccia dattiloscritta. Un proiettile simile a quelli usati negli omicidi viene rinvenuto nel parcheggio di un ospedale a Ponte Niccheri di Bagno a Ripoli. Poi gli omicidi d'un tratto si fermano anche se le indagini vanno avanti. I carabinieri, nel frattempo, raccolgono migliaia di pagine di informazioni e stilano un elenco di 250 sospetti. L'abitazione di due di loro viene perquisita a una settimana dall'ultimo delitto nella radura di Scopeti nel 1985. Il numero 31 della lista è Pietro Pacciani, originario di Vicchio ma residente a Mercatale. È un maniaco sessuale e un violento, e in seguito verrà incarcerato per aver stuprato ripetutamente le figlie. Gli omicidi del mostro hanno delle differenze clamorose dal personaggio che era Pacciani. Se noi andiamo ad analizzare come il mostro o come il mostro si poneva verso le vittime, era un porsi in maniera totalmente distaccata, cioè non c'era un'attività né mentale né fisica a livello sessuale nei confronti delle vittime. Pacciani invece era chiamato il vampa, perché si infuocava, si diventava rosso, aveva una malattia verso il sesso, era fissato, avrebbe violentato, avrebbe toccato, avrebbe approfittato della situazione, magari prima di uccidere. Il 38esimo della lista dei sospetti è un altro nativo di Vicchio, ora residente a Prato, Giampiero Vigilanti, un pluriomicida. La sua casa viene perquisita 8 giorni dopo l'omicidio di Scopeti. E questa è la notazione redatta dai carabinieri con commenti scritti a mano dal comandante della stazione di Prato, che ha trovato munizioni corrispondenti a quelle dell'arma del mostro. Questo documento, custodito dal SISDE, i servizi segreti del Ministero dell'Interno, verrà scoperto solo nel 2018. Vigilanti, da giovane fa sesso nei bagni pubblici maschili. Finisce in carcere per atti sessuali osceni in luogo pubblico. Uccide 2 arabi a Marsiglia dopo aver prestato servizio nella legione straniera francese. E si presume sia coinvolto in un precedente omicidio commesso da Pacciani, avvenuto nel 1951. Conserva ritagli di giornale sui delitti del mostro di Firenze a casa sua e di sua madre, incluso questo, risalente all'omicidio del 1974. Sospettato perché? Perché è una persona avvezza all'utilizzo delle armi, è una persona violenta, è una persona che comunque ha fatto parte per anni della legione straniera e soprattutto è una persona che è nata e cresciuta a Vicchio. Al numero 181 dell'elenco si legge un altro nome che occuperà le pagine di cronaca nera per molti anni a venire. Francesco Narducci è un gastroenterologo e un ginecologo, un medico brillante e un massone. Muore apparentemente annegato nel lago Trasimeno esattamente un mese dopo l'ultimo omicidio. Una successiva indagine sulla sua morte rivela un segreto sconvolgente. C'è una documentazione della squadra mobile della Questura di Perugia da cui risulta che l'ispettore, un ispettore della squadra mobile, il più importante degli ispettori della squadra mobile di Perugia, fece indagini sul delitto degli Scopeti e sui delitti del mostro di Firenze e sulla figura di Narducci nei giorni immediatamente successivi al delitto degli Scopeti. Senza averne, noi abbiamo fatto accertamenti, non c'era nessuna delega di indagini da parte della Procura di Firenze. I nomi di Pacciani, Narducci e Vigilanti domineranno i futuri 40 anni di indagini.
Ma senza una prova schiacciante, nessuna delle piste porta mai alla chiusura definitiva del caso. Agosto 1989. Gli inquirenti ricevono i risultati di un'analisi condotta dall'FBI sulla base delle prove legali ricevute dal Ministero dell'Interno italiano, che aveva richiesto l'aiuto degli americani. L'FBI utilizza tecnologia all'avanguardia per analizzare gli omicidi seriali, come l'analisi computerizzata per trovare elementi comuni tra casi di omicidio diversi e comprendere meglio mente, movente e modus operandi dei killer. Secondo il profilo dell'FBI, il mostro di Firenze è un maschio italiano, probabilmente originario dell'area, in quanto è a suo agio sulle scene del crimine e agisce da solo. Potrebbe avere esperienza militare, mostra segni di sadismo e odia le donne. Soffre di disfunzione sessuale e non violenta mai la donna. Piuttosto elimina il membro maschile della coppia per evitare interferenze nei suoi macabri riti. Nell'89, 88-89 avevano dato il loro responso, questi esperti dell'FBI, dicendo sì, può essere un serial killer solitario che vive nella zona, quindi un assassino unico, un'ipotesi poi che poi è stata sposata in Italia da chi portava avanti l'idea del serial killer solitario. Tralasciando però di dire che la loro visione era stata soltanto parziale e che nell'elaborato, molto correttamente, avevano detto: noi esprimiamo questo giudizio in base alla nostra esperienza che abbiamo dai casi negli Stati Uniti, ma il nostro giudizio potrebbe cambiare se dovessimo venire a conoscenza di altri fatti. Quindi invitava l'Italia a dare altre ulteriori novità. I profiler dell'FBI descrivono le armi, il coltello e la pistola, come strumenti rituali conservati religiosamente proprio come i feticci. Credono che si crogioli nella sua fama, ritagliando e conservando articoli di giornale che descrivono i suoi delitti e che provi un piacere perverso nel provocare e sfidare gli inquirenti. Le indagini ignorano una serie di dettagli riportati dall'FBI che in seguito torneranno utili. 7 anni dopo l'ultimo duplice omicidio, Pietro Pacciani è in carcere per aver violentato le figlie. Un'altra lettera anonima, in cui lo si accusa di essere il mostro, riapre il caso nel 92 e l'abitazione di Pacciani viene nuovamente perquisita. Incredibilmente, in un palo della sua vigna viene rinvenuto un proiettile calibro 22 intatto. Pacciani, alla fine, viene accusato di omicidio durante un famoso processo trasmesso in televisione che ha suscitato una grande frenesia mediatica. All'epoca, Serena Sgherri era una giovane giornalista e seguiva le orme del padre nel raccontare la storia del mostro di Firenze. Hanno seguito il processo insieme. Quando c'era appunto il processo, la mattina presto, già in corte d'assise, la gente si accalcava per andare a vedere questo presunto mostro. Tutti i testimoni che sono sfilati sono state persone che hanno descritto una realtà anche piuttosto brutta. Nonostante il processo avesse dei momenti comici, perché erano anche simpatici le persone che testimoniavano, anche se poi naturalmente c'erano testimonianze molto crude, molto tristi. Quando vennero sentite le figlie di Pacciani è stato un momento molto toccante, dove queste figlie, insomma, facevano realmente pena. Le prove a carico di Pacciani includono lettere anonime, la cartuccia intatta, il blocco da disegno Schizenbrunnen che avrebbe potuto appartenere ai due ragazzi tedeschi, un portasapone di plastica, pornografia violenta e immagini sataniche. Gli avvocati di Pacciani sono Rosario Bevacqua e Pietro Fioravanti. Alessio Fioravanti, il figlio dell'avvocato di Pacciani, all'epoca è ancora un ragazzo. Mi ricordo soprattutto un piccolo evento carino e no, si può dire, perché appena arrivai lì mi chiese se volevo dei biscotti. Io ero intimorito dalla situazione e rifiutai avendo paura di qualcosa. In realtà
la figura di Pacciani anche per mio padre era molto particolare, perché era il maniaco sessuale delle figlie, era un mostro da quel punto di vista, ma era anche un tipico contadino toscano, grezzo, quindi tiravano a bestemmia ogni tanto, cosa normalissima, però non faceva tutta questa paura quando eri lì. Lo studio legale di Fioravanti viene inondato da lettere anonime. Diciamo che proprio in quel periodo era un continuo tra lettere anonime, di minacce, di persone che dicevano di essere o il mostro o che conoscevano il mostro e quindi davano il loro aiuto dal loro punto di vista. E eventi che coinvolgevano direttamente mio padre, ad esempio una volta svitarono la ruota della macchina di mio padre fino a un certo punto e mentre si trovava su Ponte all'Indiano vide la ruota proprio che gli partiva e la macchina andava piano, quindi la macchina si è appoggiata semplicemente sulla parte dove mancava la ruota e strusciata un pochino. Tra i testimoni figurano la moglie e le figlie di Pacciani, che lo descrivono come violento e crudele. Mentre un altro testimone conferma di averlo visto, assieme a un altro uomo, a bordo della sua auto vicino alla scena del crimine, la notte dell'omicidio, l'8 settembre 1985. Lui è il perfetto assassino solitario. Il suo avvocato difensore prova a dimostrare che il proiettile, che lui nega appartenergli, non lo collega necessariamente agli omicidi. È troppo nuovo. Successivamente si scopre che il dipinto satanico depositato come prova a suo carico è opera di un artista cileno rifugiato. Pacciani dichiara di aver trovato il blocco da disegno e il portasapone, presumibilmente appartenente alle vittime tedesche, in un bidone dell'immondizia. Afferma di essere innocente e di essere stato incastrato come capro espiatorio. Nel momento in cui Pacciani disse qualcosa o se ha detto qualcosa, quello che mi ricordo io è che lui disse semplicemente una frase: perché accusate me invece di quel famoso medico? Mio padre ha combattuto, non ha mai rinunciato alla sua innocenza. Ha visto in Pacciani qualcosa che non era il mostro. È il primo novembre 1994, 9 anni dopo l'ultimo delitto attribuito al mostro di Firenze. Pietro Pacciani è condannato all'ergastolo per 7 degli 8 duplici omicidi. La Corte d'Assise di primo grado di Firenze, sezione prima, dichiara Pacciani Pietro colpevole dei delitti a lui ascritti come in imputazione e lo condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni 3. Il nuovo capo della squadra mobile di Firenze, Michele Giuttari, sospetta l'esistenza di un'associazione a delinquere. Perciò chiede ulteriori analisi sulle prove fino ad allora trascurate e riesamina la documentazione con occhio clinico. Mi appare quanto mai strano che di un processo, quello del 68, per il quale già c'era stata una sentenza definitiva della Cassazione, per la quale già c'era stato un condannato, quindi definitivo, a distanza di tantissimi anni siano stati trovati nel fascicolo i proiettili utilizzati per quel delitto, quando la legge prevede che i proiettili di un delitto debbono essere custoditi negli appositi locali dell'ufficio corpo di reati e non in un fascicolo. Anomalia di questa vicenda. La perizia balistica originale del 1968 descrive una deformazione alla base dei bossoli e la quasi totale assenza delle impronte di estrazione, due indici di una camera di scoppio vecchia e usurata. I proiettili allegati al fascicolo non mostrano nessuno di questi segni di usura, ma ciò verrà trascurato nei rapporti successivi. Su tutti i bossoli rinvenuti sulle scene del crimine,
Così come nel fascicolo, le impronte di estrazione sono ben visibili e non viene menzionata alcuna deformazione alla loro base. O le cartucce trovate nel fascicolo sono prove false, come pensa Giuttari, oppure potrebbero esserci due armi. Secondo Giuttari, non è affatto sicuro che le cartucce siano state esplose dalla stessa arma, né che provengano dallo stesso pacco. La serie H non era una serie, un simbolo che caratterizzava una ben determinata partita di proiettile. All'epoca tutte le cartucce 22 avevano la serie, avevano la sigla H, in onore a Henry Winchester. Come pure si sosteneva, e questa è un'altra notizia non corrispondente al vero, che facevano parte tutte dello stesso pacco di 50 cartucce. Le cartucce in parte erano a piombo duro, nudo, e in parte cromati, che non si possono trovare nella stessa scatola. Se non vi è alcuna certezza riguardo alle cartucce usate, allora la prova chiave è a carico di Pacciani. Il proiettile calibro 22 trovato nel suo orto perde valore. Michele Giuttari ritiene abbia dei complici. Così segue il denaro di cui il contadino di Mercatale aveva una quantità cospicua. Lui in quegli anni aveva acquistato in contanti due case, aveva acquistato la macchina, aveva acquistato buoni postali in vari uffici postali del circondario di San Casciano, non solo a San Casciano, anche nella stessa giornata. E in due o tre casi, poco prima di un delitto e poco dopo il delitto. Nonostante l'elevata mole di documenti, non tutti vengono consegnati a Michele Giuttari. Il SISDE, i servizi segreti del Ministero dell'Interno, aprono un fascicolo e iniziano le indagini. Ma tale documento rimane segreto. Questo rapporto è datato novembre 1985 ed elenca tutti i precedenti penali di Giampiero Vigilanti. Michele Giuttari non sa nulla di questa annotazione, così come di molte altre, e continua a cercare i complici di Pacciani. Michele Giuttari identifica gli amici più stretti di Pacciani che frequentano assieme a lui il bar centrale di San Casciano, accanto all'ex farmacia Calamandrei. Per trovare i possibili complici di Pacciani bisognava indagare sulle amicizie e frequentazioni di Pacciani all'epoca. E tra queste frequentazioni e amicizie, quelle più solide mi erano sembrate Vanni Mario, il postino, e Lotti Giancarlo. Io chiesi l'autorizzazione a porre sotto controllo i telefoni di Vanni Mario e il telefono della bar di San Casciano frequentato da Lotti Giancarlo, perché dove dormiva Lotti Giancarlo, che era una specie di casa famiglia gestita da un prete, non c'era telefono. Pacciani, Vanni e Lotti, abitué del bar di San Casciano, sono tre guardoni e vanno a prostitute insieme. Luciano Malatesta, da bambino, ha conosciuto questi uomini per quello che erano, delle bestie. Vanni era il nostro postino. Vanni si è intrattenuto sessualmente la mamma diverse volte. Io sono stato testimone di queste cose, l'ho detto anche al processo facciale. Avevo 5-6 anni, ho assistito a tutto. Ho visto tutte queste cose. La mamma aveva anche rapporti con Pacciani, l'ha ammesso lei stessa. Pacciani è famoso per le sue violenze. Sono testimonianze che ha picchiato mio padre insieme a questo mio zio Antonio, che ha avuto un ruolo attivo in tutta questa vicenda durante la morte di mio padre, che praticamente mio zio teneva mio padre fermo e Pacciani lo picchiava e l'ha minacciato: appena ti trovo da solo ti ammazzo, gli disse. La manda, capito? Io lassù in quel comprensorio diverse persone sanno.
diverse persone sanno. Qualcuno addirittura mi ha fatto delle confidenze per la strada, gli ho detto venite da magistrato a dirlo, e poi se ha fatto finta di ricordarsi nulla. C'è ancora tanto timore su questa vicenda. Vanni e Pacciani violentavano la madre di Luciano Malatesta. E stando a lui, facevano parte di una banda di criminali che lavorava per una setta satanica guidata dai suoi zii. Diverse prostitute che hanno lavorato a Firenze e vissuto a San Casciano iniziano a collaborare, raccontando ai detective ciò che sanno. Tra di loro c'è Gabriella Ghiribelli, una delle prostitute frequentate da clienti di San Casciano. Allargai il campo delle donne, quindi arrivò anche una certa Gabriella. Arriva la telefonata a Lotti da parte della Gabriella, dove Gabriella si lamenta del fatto di essere stata chiamata in causa e di essere stata quindi interrogata dalla polizia, e chiede, e Lotti le fa una serie di domande, le dice: ma che cosa ti ha chiesto la polizia? Vuole sapere il contenuto di questo interrogatorio. E le dice: niente, che tu eri sul posto, perché me l'hai detto tu che quella notte eri là sul posto per un bisogno fisiologico. Mentre il commissario Giutta riporta avanti le indagini, il sistema giudiziario italiano emette un verdetto sconvolgente. Il giudice del processo d'appello di Pacciani rifiuta di ascoltare nuovi testimoni e il 13 febbraio 1996 dichiara Pacciani innocente. La Corte d'Assise d'Appello di Firenze, sezione seconda, assolve Pacciani da tutte le imputazioni per le quali ha riportato... No, signori! Signore, per favore, silenzio. Giancarlo Lotti è un cavatore che ha rapporti sessuali con Pacciani e con cui va anche a prostitute. Messo sotto pressione dagli inquirenti, fa confessioni chiave, sebbene confuse. Interrogato da tre pubblici ministeri, c'era Vigna, Fleury e Canessa, lui ha incominciato a confessare, a collaborare, ha parlato sia del delitto dell'85, poi del delitto dell'84, quello di Vicchio, spiegando che era stato lui a individuare la coppia e a segnalarla a Vanni. Fornisce tutta una serie di dettagli per noi importanti, parla anche del delitto dell'83 dei due tedeschi, dicendo che erano stati uccisi per scagionare Vinci Francesco, perché nell'ipotesi del serial killer solitario, se viene uccisa una coppia, ecco, chi sta in carcere, all'epoca era in carcere, veniva scagionato. Giancarlo Lotti confessa di aver ucciso i due tedeschi, ricattato da Pacciani per aver fatto sesso con lui. Lotti, tuttavia, commette molti errori che suscitano critiche verso l'indagine. Francesco Cappelletti è coautore di un libro sull'omicidio nella radura di Scopeti. Il pubblico ministero gli chiede dove si trovano questi due ragazzi? Verso il dietro del furgone? E Giancarlo Lotti: no, dalla parte del furgone dove c'è il volano. Ma dietro o sul posto di guida? Dice il pubblico ministero. No, dalla parte della guida. Dalla parte della guida, sì, ma dico nel dietro del furgone o nel davanti del furgone? Nel davanti. Quando si sa benissimo che i due ragazzi tedeschi furono uccisi nel retro del furgone. Questo è un dettaglio importante, significativo per una persona che ha partecipato a un omicidio. Non puoi dimenticarti o sbagliare una cosa di questo tipo. Tuttavia Lotti fornisce altri dettagli sconosciuti, come il modo in cui puliscono il coltello nel fiume Sieve dopo l'omicidio dell'84. La sua descrizione dell'ultimo delitto, però, presenta delle contraddizioni. Lotti confessa di aver fatto il palo l'8 settembre, la controversa data dell'omicidio stabilita dagli inquirenti, mentre Mario Vanni tagliava la tenda e Pietro Pacciani sparava attraverso il suo ingresso. Mi viene da chiedermi perché questa persona racconta queste falsità. C'è mai una dichiarazione di Lotti in questi 30 verbali, sono circa una trentina, in cui dice qualcosa che non si sapeva già, per esempio? Perché di questo caso la stampa se n'è sempre occupata tantissimo, quindi i giornali ne parlavano, le televisioni ne parlavano,
E quello che ho notato, magari non ci ho fatto caso io, non l'ho trovato, però non mi risulta, non c'è un solo dettaglio che Giancarlo Lotti abbia raccontato che non fosse emerso, per esempio, dalla stampa. Parla del delitto dell'82 dove aveva fatto lui il palo e indica dove, sul posto dove si era messo, come avevano agito gli altri e poi come nel delitto degli 85 fornisce quel dettaglio inedito del taglio della tenda dal basso verso l'alto, di cui nessuno aveva parlato. Questo per noi è stato l'elemento più importante e sicuro della credibilità e affidabilità di Lotti. Nessuno degli assassini era abbastanza veloce o agile da fermare il francese in fuga, anche se Lotti dice che era soli 4 metri da dove è stato ucciso. Gli investigatori ritengono che potrebbe esserci stato un quarto uomo, più atletico degli altri, il famoso dottore. Quello per cui gli assassini lasciano i feticci sul lato della strada. Quello di cui parlano molti testimoni, incluso Pacciani, che nel suo primo processo suggerisce: perché non indagate sul famoso dottore? Ci sono state altre persone che hanno parlato di questo dottore che aveva avuto rapporti con l'ambiente di San Casciano e alcune di queste persone avevano identificato il dottore in Francesco Narducci. Michele Giutta riascolta Giancarlo Lotti e le intercettazioni telefoniche per ore. E la storia di Lotti è confermata da altri testimoni. L'immagine che emerge dalle varie testimonianze è uno scenario completamente nuovo di riti satanici e orge, che si svolgono nelle ville che circondano San Casciano, come la sfacciata o nel casolare fatiscente di un nuovo protagonista di questa storia, Salvatore Indovino, noto come lo stregone di San Casciano. Gli inquirenti ora ricollegano gli omicidi alle messe nere e ritengono che i feticci fossero usati per rituali magici. Nel 1981 il giovane Luciano Malatesta si trasferisce nell'abitazione accanto al casolare fatiscente, dove Salvatore Indovino vive con la sua compagna, Filippa Nicoletti. Luciano viene a sapere cosa avviene in quella casa da sua sorella Milva, entrata nella congrega assieme al marito Vincenzo Limongi. Io dell'Indovino ho avuto un timore sempre subito a pelle, perché era una persona che veramente ti dava proprio anche proprio sensazione a pelle, ti dava diffidenza. Allora sapevo che era uscito di galera. Era stato in galera 5 anni, questo me lo disse il primo marito di Milva, questo Limongi, anche lui era stato in galera e fraternizzò immediatamente con l'Indovino. Era una persona, aveva degli occhiali scuri, aveva l'aspetto proprio di una persona violenta. L'Indovino era a Stamberga. Entravi, salivi le scale, entravi in casa, c'era la cucina e poi c'era una stanza che era sempre chiusa. Ok? E lì c'era un gran casino, un gran sudicio in quella cucina. Capito? Io per sbaglio provai a aprire quella porta, questa qui è della stanza a sinistra, e subito mi prese la Filippa. No, qua non ci deve andare, mi disse. A suo dire, le messe nere si celebravano altrove, in luoghi dove la sorella Milva avrebbe conosciuto l'alta società fiorentina, persone potenti che possedevano ville nei dintorni di San Casciano ed erano intoccabili. Milva svela al fratello che tra i presenti c'è anche il futuro procuratore nazionale antimafia, Pierluigi Vigna. Ma dico, c'erano delle persone importanti di Firenze. Però lei non mi ha fatto sono stati di Vigna, Calamandrea e i nostri zii. E delle persone importanti di Firenze. Dice che praticamente si mettevano un cappuccio nero, si scambiavano una coppa piena di sangue, bevevano, poi avvenivano dei riti orgiastici, venivano dei rapporti sessuali. Ecco, mi ha fatto il nome anche di un mio collega di banco degli elementari, che lei ha partecipato a dei riti insieme a queste persone. Ok? E io di fronte a quello ero sconvolto proprio, ma com'è possibile? Cioè, scusa, ma a quel tempo allora ero bambino, ma che c'erano anche bambini? E lei mi disse, sì, c'erano anche dei bambini. L'immagine che emerge dall'inchiesta è terrificante. Una banda di sicari, formata non solo da Pacciani, Lotti e Vanni, ma presumibilmente anche dai fratelli Vinci, che insieme a prostitute della zona lavora per una rete di ricchi fiorentini immischiati in rituali di magia nera.
Milva non è stata l'unica a riconoscere il procuratore Vigna come membro della setta. In base a numerose testimonianze, la zia di Luciano sarebbe stata la sacerdotessa e Salvatore Indovino il sommo sacerdote che si occupava anche degli aspetti pratici. Tra i testimoni dei riti figura la prostituta Gabriella Ghiribelli, i cui clienti appartengono a varie estrazioni sociali e vanno da semplici lavoratori, come Pacciani, Lotti e Vanni, ai professionisti benestanti di San Casciano e Firenze. Proprio mentre Pacciani sta per essere riprocessato sulla base delle confessioni dei compagni di merende, la storia prende un'altra piega inquietante. È il 1998, 13 anni dopo l'ultimo duplice omicidio. Pietro Pacciani muore in circostanze misteriose alla vigilia del processo. Terrorizzato, sarebbe stato messo a tacere. Si era rinchiuso in casa, ma la morte lo ha trovato comunque. Alessio Fioravanti ha discusso spesso di questa morte con suo padre Pietro, l'avvocato difensore di Pacciani. Riguardo alla morte di Pacciani, mio padre ha sempre detto che era stato ammazzato, perché anche dalle prime modalità di ritrovamento del corpo era strano, tra la camera e la cucina, pantaloni calati, poi ritrovarono questa fantomatica medicina che andava in contrasto con la sua malattia al cuore. Poi le analisi sono state fatte o non sono state fatte. Mio padre, quando ha richiesto la perizia medico-legale di Pacciani, non l'ha mai ricevuta. Secondo i medici legali, le macchie ipostatiche mostrerebbero che il corpo è stato spostato. I carabinieri hanno trovato uno strano pezzo di tessuto imbevuto di varechina che, fermato alla maglia di Pacciani con tre spille da balia, gli copriva i genitali come un grembiule. Una strana sequenza di morti, connessa in qualche modo agli omicidi del mostro di Firenze, incalza le indagini. Le prostitute fiorentine che hanno preso parte alle orge vengono trovate morte. Francesco Vinci, il sardo legato alle sette sataniche, che era stato arrestato nel 1982 come il presunto mostro di Firenze e poi rilasciato, viene trovato legato e bruciato nel bagagliaio della sua auto. Il marito di Milva Malatesta, Vincenzo Limongi, muore impiccato nella sua cella il giorno prima della scarcerazione. Milva Malatesta, amante di Francesco Vinci e Salvatore Indovino, anch'ella immischiata nei riti, muore bruciata nella sua auto insieme al figlio Mirko di 3 anni, poche settimane prima che Pacciani venisse ufficialmente condannato. Io penso che lei volesse parlare. Lei volesse parlare. Lei ha avuto grossi... ha capito di essere stata usata, ha capito di aver fatto grossi errori. E a un certo poi prima era morto il Limongi, era morto tutta una serie di persone. Chi ha capito anche lei molto probabilmente era in pericolo. E lei voleva parlare. Quando, ad esempio, si indagava su Pacciani e stava per essere rinviato a giudizio, e a distanza di una decina di giorni sono uccisi Francesco Vinci e il suo servo Pastore, trovati bruciati, incaprettati e bruciati nel bagagliaio della macchina, e Milva Malatesta, una ragazza insieme al figlioletto di, credo, di 3 anni, anche lei bruciata in auto, o una prostituta presso cui andava Vanni Mario e che lui chiamava la prostituta gentile. Cioè, sono tutte morti che in qualche modo hanno avuto a che fare con questa vicenda. Chi è passato di lì dall'Indovino ha perso la vita. Milva ha perso la vita in questa maniera. E mi ha raccontato queste cose, perché mi immagino là dentro avvenivano qualcosa di sconvolgente. Se non avveniva lì, anche lì era sicuramente una centrale di questi riti. E anche il Limongi è morto in circostanze dubbie. Cioè, è morto il giorno prima di uscire in galera, e ha trovato impiccato, ha ritoccato per terra anche lui. Quindi con delle modalità...
con delle modalità che si ripetono, capito? Anche lui è una morte. Chi ha avuto a che fare all'indovino ha avuto una fine terribile. La cosa peggiore per il giovane Luciano Malatesta è scoprire che l'uomo che indaga sulla morte della sorella è lo stesso che lei aveva visto alle messe nere. Vide arrivare questa persona alta, che fumava, e si mise a parlare alla mia zia. Gli passai accanto e lui fece di tutto per nascondersi. Allora, io in un'occasione mi trovai a tu per tu con il dottor Vigna in ufficio, no? E aspettavamo che venisse il dottor Canessa, no? Va bene? E io, mentre eravamo soli e lui si accese una sigaretta e si mise a fumare. E mi guardava e stringeva i denti. E a me venne proprio istintivo. Mi fece, dottore, ma lei conosce la mia zia Maria? E lui mi fece subito un bersaglio. Sta zitto, mi fece. Molti potenziali testimoni muoiono e Pietro Fioravanti ne stila un elenco. Tra loro figurano prostitute, un amico di Vanni, Vinci, Pacciani. Ma nonostante tutto, il PM Paolo Canessa e il detective Michele Giuttari riescono a far confermare dalla Cassazione la condanna per i compagni di merende nel 2001, 16 anni dopo l'ultimo duplice omicidio. Tuttavia, le morti collaterali e la serie di lettere anonime lasciano supporre che l'associazione a delinquere non si limiti a questi tre uomini di mezza età. Dopo questa condanna, i complici di Pacciani, i cosiddetti compagni di merenda, condanna che in appena 3 anni è stata definitiva, perché è intervenuta la sentenza della Cassazione, quindi si era ottenuta una certezza anche giurisprudenziale, non soltanto fattuale, ma anche giurisprudenziale, si è indagato sempre su delega della Procura della Repubblica sui possibili mandanti. Ebbene, in questa ultima fase investigativa si sono verificati episodi quanto mai anomali. Ora Giuttari e Canessa possono indagare sulle menti dietro ai delitti. La seconda fase dell'indagine sul mostro di Firenze ha inizio. Nel 2001 questa minacciosa telefonata viene registrata da un estetista di Foligno, vicino a Perugia. Suo figlio era il bersaglio di una setta di satanisti che operava nell'area. Sarai sacrificato in nome di Satana come il grande dottor Narducci. Sì. Come tutti gli amici di Pacciani. Sì. Traditori di Satana. Sì. Per la prima volta Pacciani e Narducci vengono menzionati nello stesso scenario criminale. Stando alla voce al telefono, entrambi sono morti per mano di una setta satanica. La morte del giovane medico Francesco Narducci risale all'ottobre del 1985. Membro dell'alta società perugina, bello e ben voluto dai suoi pazienti, muore in circostanze singolari esattamente un mese dopo l'ultimo delitto del mostro di Firenze. Francesco Narducci era già stato oggetto di dicerie negli anni Ottanta, ma l'inquietante chiamata dà il via a una nuova indagine, gestita dal procuratore di Perugia, Giuliano Mignini. Il caso lascerà segni indelebili nella sua vita professionale e personale. Queste telefonate fanno riferimento ai delitti del cosiddetto mostro di Firenze. C'erano insulti a questa donna. Ti facciamo fare la fine di Pacciani, poi a Pacciani si aggiunge il medico del lago Trasimeno, che poi viene chiamato il grande medico Narducci. Nel momento in cui cominciarono a fare riferimento a Narducci e all'omicidio di questo medico, iniziai il procedimento per l'omicidio. Proprio mentre si avviava l'inchiesta di Perugia, Michele Giuttari perquisisce la casa del farmacista di San Casciano, Francesco Calamandrei. Dopo che la moglie, Mariella Ciulli, lo aveva accusato nel 1988 di essere il mostro di Firenze e di conservare i feticci nel loro congelatore. La polizia non trova i feticci, ma ciò che viene scoperto nel blitz è comunque inquietante. Ma Francesco Calamandrei ci risultava nell'indagine che avevamo svolto sulla vicenda del mostro di Firenze. Avevamo valutato, indagando sui possibili mandanti anche, di attribuire
un significato in un certo senso esoterico di questi delitti, proprio per dare una motivazione, una certa motivazione a questa, all'asportazione di queste parti intime delle vittime femminili. E avevamo visto che un certo senso di perversione era presente anche nella documentazione, nei documenti, in libri, in riviste che avevamo avuto modo di acquisire nella perquisizione al farmacista. Paolo Canessa e Michele Giuttari ritengono che ci fosse un gruppo di ricchi e potenti individui a San Casciano che tenevano messe nere e orge, a volte con bambini presenti. Di tanto in tanto qualcuno pagava il gruppo di assassini per uccidere le coppie al fine di ottenere i feticci dalle vittime femminili. Era già successo prima. Un caso che si era verificato proprio in quegli anni 80, dall'82 all'84 negli Stati Uniti, e che è noto come il caso degli Chicago Rippers, che in Italia era sconosciuto, dove in quegli anni alcune donne erano state sequestrate singolarmente e portate in un ambiente chiuso, in un'abitazione, e dove le venivano fatte le incisioni proprio analoghe a quelle fatte alle vittime femminili del mostro di Firenze. Erano state trovate segni incontrovertibili che riconducevano ai delitti e segni incontrovertibili su cerimonie e rituali di satanismo. Lago Trasimeno, Umbria. Decine di fotografie scattate il 13 ottobre 1985 da un fotografo del giornale La Nazione e mai viste tutte in sequenza prima di allora si rivelano fondamentali nelle indagini sulla morte di Francesco Narducci, riportando i PM indietro nel tempo di 16 anni, al giorno in cui viene ripescato un corpo dal lago. L'8 ottobre 1985 lui va al lavoro come al solito, una giornata che sembra normale, ma arriva una chiamata telefonica per il medico, in seguito alla quale va al Lago Trasimeno, dove aveva una villa, la famiglia aveva una villa, prende l'imbarcazione che aveva nella darsena della zona della darsena di San Feliciano, si dirige verso l'isola Polvese e lì scompare. Il corpo ritrovato nel lago viene identificato come Francesco Narducci, un medico perugino che molti sospettavano essere collegato ai delitti del mostro di Firenze. Viene recuperato alle 7:20 del mattino di domenica 13 ottobre 85 un cadavere che viene diciamo, presentato e riconosciuto come quello del Narducci. Questo cadavere viene portato sul pontile di Sant'Arcangelo e lì viene parzialmente spogliato, non viene portato all'obitorio, non viene fatta l'autopsia, non vengono fatti gli esami correlati, non viene chiamato il medico legale che era in attesa di essere chiamato, ma viene chiamata una dottoressa alle prime armi che dichiarò che la causa di morte era un annegamento da probabile non certo episodio sincopale. Il corpo viene rimosso. La famiglia Narducci si chiude nel silenzio, ma 16 anni dopo Giuliano Mignini esamina il certificato di morte e riscontra degli errori. Le fotografie mostrano il corpo nero e gonfio. Mignini richiede un'analisi delle fotografie per stabilire l'altezza del corpo sulla base della pavimentazione del molo, che oggi è la stessa di allora. Scopre che il corpo ripescato dal lago è più corto di quello di Narducci e suppone che non si tratti affatto del dottore. Che ci sia stato uno scambio di corpi, che il medico di Perugia sia stato ucciso e il suo corpo occultato,
che il cadavere di uno sconosciuto sia stato gettato nel lago per essere recuperato e messo nella bara sul molo. Questo cadavere è stato in seguito scambiato con il vero Narducci e poi sepolto, mentre il corpo dell'uomo non identificato è stato eliminato. Il gioco delle tre carte, ma con dei cadaveri. A un certo punto ho detto che avevo fatto fare un primo accertamento per avere un quadro della situazione sulla base degli atti, perché non volevo arrivare alla riesumazione subito. Può darsi che il medico poteva dirmi: non ci sono problemi, è successo questo, 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 lo posso dire sulla base degli atti, e finiva lì. Invece il medico, il professor Pierucci, ordinario di medicina legale, mi disse che bisognava fare assolutamente l'autopsia perché non era stato fatto niente, nessun accertamento, e in quelle condizioni non si poteva escludere nulla. Nonostante l'opposizione della famiglia Narducci, Giuliano Mignini chiede la riesumazione della salma, sebbene venga deriso per credere che possa esserci stato uno scambio di corpi. Sono passati 16 anni dal ritrovamento del corpo nel lago, ma la scienza non mente. E nel momento in cui si è aperta la bara, io mi ricordo che si pose il problema dell'identità del cadavere ripescato, immediatamente. Perché il cadavere ripescato era senza capelli, brachicefalo, alto 1,60 m, con una circonferenza addominale piuttosto pronunciata, mentre il Narducci appariva con i capelli, subdolicocefalo, testa stretta, aveva una taglia di pantalone 48 small, perché portava, che era talmente larga per lui da consentire la presenza di una specie di grembiule. Francesco Narducci è morto strangolato e il corpo trovato nel lago è stato fatto passare per suo, sebbene fosse di un altro uomo, mai identificato. Il coroner Pierucci non ha dubbi. Le conclusioni sono molto, molto chiare. Lui disse: c'è la frattura vistosa del corno superiore sinistro della cartilagine tiroidea, cioè una che si trova in questo punto praticamente, e questa rottura è stata determinata da una pressione di circa 2 centimetri circa, una pressione localizzata, quindi crescente, intenzionale, perché se è crescente deve essere intenzionale. Un colpo accidentale non poteva arrivare a rompere quell'oggetto, in sostanza. Quindi si è verificata un'azione omicidiaria da parte di terzi con strozzamento, e il Narducci è morto per questo. Come Pacciani, anche Narducci ha un pezzo di stoffa a coprirgli i genitali. Il significato dello strano grembiule non è mai stato del tutto chiarito, ma una ricerca commissionata da Mignini ha determinato che fosse da ricollegare alla massoneria. Questo telo esprimeva una ritualità massonica arcaicizzante di tipo egizio e con funzione punitiva, come se questa persona fosse stata degradata in un contesto, diciamo così diceva l'esperto, in un contesto rituale. A quel punto, una volta che è emerso tutto questo, io non potevo pensare che il questore, che i personaggi presenti, autorità presenti, non fossero consapevoli di questa messa in scena, e quindi li ho incriminati per tutta una serie di reati. Indagando sulla morte di Francesco Narducci, i detective scoprono che si recava spesso a San Casciano. Suo suocero era titolare di un'impresa dolciaria a San Muca Val di Pesa, dove l'intera famiglia Malatesta lavorava prima di trasferirsi a San Casciano. Da bambino, Luciano trascorreva spesso del tempo con sua zia, Maria Mugnaini, che, come abbiamo detto, era il cuore della congrega. Un giorno stavamo per partire per andare a Firenze. E lei aveva la macchina, eravamo presenti in macchina, vide arrivare questa macchina chiara dietro. E lei, quando lo vide,
fece una faccia sorridente, dice guarda chi c'è, prese e uscì, no? E sì, scese il Danducci, questa persona giovane, no? Che praticamente era una persona molto giovane, ha detto, ma come si videro, si abbracciarono, baci, ha detto, c'era molto affetto, c'era molta convivialità. Il mio pensiero fu, il mio ricordo fu, ma che c'ha un amante giovane? Poi lei, quando salì in macchina, mi disse, fece questo discorso, perché lei sapeva, io volevo studiare medicina, no? Ero appassionato di medicina, mi sarebbe piaciuto la medicina. Lo sai, lui è un medico, è bravo, me ne parlo in maniera entusiasta, è un bravo medico, guarda, mi disse. Però ecco, cioè, il mio ricordo è questo, l'amante giovane. Narducci è stato riconosciuto da molti testimoni coinvolti nel caso del mostro di Firenze. Secondo loro, era molto amico di Francesco Calamandrei. Frequentavano le stesse prostitute che lo hanno poi riconosciuto grazie a molti dettagli verificabili. Una delle prostitute presente alle orge si ricordava di una collana che indossava. La sua morte misteriosa è un indizio importante, ma non ci sono ancora prove inconfutabili. Sebbene i delitti con la sua morte si interrompano, Narducci non è mai stato accusato di nulla. Il farmacista di San Casciano continua a negare di averlo incontrato, nonostante le accuse di sua moglie, Mariella Ciulli. La moglie di Francesco Calamandrei dice dalla primavera del 1988, quindi in un periodo che non è propriamente quello dei delitti, perché diciamo che 68, 74, 81, 85, quindi dopo che i delitti sono finiti da 3 anni, accusa il marito di essere il mostro di Firenze. Il problema grosso relativamente a queste dichiarazioni della moglie di Francesco Calamandrei è che sono state fatte delle perizie relativamente a questa persona riguardo la sua salute, in cui si legge in alcune perizie, si parla in alcune perizie di schizofrenia paranoide, psicosi cronica, insorta in epoca adolescenziale o anche psicosi schizofrenica di tipo depressivo. Il pensiero è frammentato e incoerente, una mente caratterizzata da una chiara patologia psicotica. Una persona che sinceramente andrei con i piedi di piombo ad ascoltare quelle che sono le sue dichiarazioni. Nel 2008 Francesco Calamandrei, a cui nonostante le 14 accuse di omicidio era stato concesso il rito abbreviato, viene assolto. Continua a negare di aver conosciuto Francesco Narducci. Qualunque cosa abbia fatto, nulla lo collega agli omicidi, ha stabilito la corte. La frequentazione di prostitute e la sua amicizia con Salvatore Indovino vengono confermati. Inaspettatamente, i due PM, Paolo Canessa e Alessandro Crini, non presentano ricorso. Giuliano Mignini continua a indagare sul nesso tra la morte di Narducci e la massoneria. L'associazione a delinquere sembra coinvolgere i massimi vertici, ma non si arriverà mai a un processo. È innegabile che, ed è emerso dalle indagini, che la massoneria parlò, discusse di questa vicenda al suo interno e prevalse una certa linea, cioè ne parlò, anche perché la vittima era un massone, il babbo era massone, lo era il suocero, lo era il suocero del fratello e gli altri suoi possibili contatti lo erano anche loro, quelli di Firenze, in gran parte. Quando Mignini presenta il suo caso in tribunale nel 2007, inizia a emergere un triangolo della morte che si estende da Perugia a San Casciano e Vicchio, con Firenze nel mezzo. Il caso Narducci viene archiviato per intervenuta prescrizione, a causa di ritardi sospetti nell'emissione di una sentenza. Mentre la tesi secondo cui Narducci è stato ucciso e il suo corpo scambiato con un altro viene accettata. Una partecipazione diretta del Narducci ai fatti fiorentini non possono esserci elementi di prova. Certi, perché gli elementi di prova si sarebbero dovuti acquisire quando Narducci era in vita, all'epoca. Narducci è morto. Perché è stato ucciso? Perché la sua morte è stata coperta
con un'altra morte. Ecco, su questo gli unici passaggi, gli unici passi in avanti che era possibile fare sarebbe stato quello di individuare chi ha voluto favorire questa falsità di morte. Il caso adesso è a un punto morto, di nuovo. Sono trascorsi 22 anni dall'omicidio di Nadine Morieux e Jean-Michel Kravechvili. La squadra antimostro viene sciolta. Ma Giuliano Mignini fa pressione affinché il GIDES, gruppo investigativo delitti seriali, venga creato nel 2004. Lavorando da questo edificio, noto come Il Magnifico, Giuttari e la sua squadra richiedono ulteriori test forensi, in particolare sugli oggetti trovati da un passante vicino alla radura di Scopeti, pochi giorni dopo l'omicidio. In un faldone del pubblico ministero di Firenze, il mio personale trova una busta contenente un fazzolettino intriso di sangue e un paio di guanti da chirurgo. Scrivo tutto l'esito di questo rinvenimento e devo dire che questo mio atto suscita la reazione del PM Fiorentino, il quale non gradisce questo mio interesse, dicendo: no, ma questo non c'entra niente, può essere un depistaggio, ma poi che fai? Vuoi indagare su di me? Giuttari richiede un'analisi del DNA, un test che non era disponibile nel 1985, ma non riceverà mai i risultati. Solo anni dopo, con un filone d'indagine del tutto nuovo e un nuovo procuratore, viene svelato che il sangue appartiene alle vittime, un dettaglio che suscita ancora più interrogativi, perché i loro gruppi sanguigni A e 0 differiscono da quello che si era riscontrato originariamente sul fazzoletto, ossia il gruppo B. Poi accade l'impensabile. Dopo essere stato ragguagliato dal suo capo sull'ordine di non indagare certe persone importanti, Michele Giuttari informa Giuliano Mignini, che accusa il procuratore capo di Firenze di intralcio alla giustizia. Tra le due giurisdizioni si scatena l'inferno. La procura di Firenze ora accusa Mignini e Giuttari di abuso d'ufficio e tutti i fascicoli relativi all'omicidio di Francesco Narducci vengono confiscati. Il caso resta bloccato per 7 anni a causa di questo conflitto tra pubblici ministeri. Nessuno dei procuratori fiorentini ha accettato il nostro invito a rilasciare un'intervista. Il PM di Perugia, Mignini, ed io nel mio ufficio veniamo perquisiti dalla procura di Firenze con ipotesi di abuso d'ufficio per alcune intercettazioni che avevamo eseguito e che stavamo eseguendo su delega del GIP di Perugia. Ebbene, nell'occasione è stato sequestrato tutto il materiale investigativo che riguardava la morte di Francesco Narducci. Sebbene dopo il ricorso a un'autorità di grado superiore gli atti dell'indagine vengano restituiti, il caso si arena. Mignini, Giuttari e il procuratore capo di Firenze vengono assolti dai capi d'imputazione 7 anni dopo. È la fine della pista investigativa Narducci-Calamandrei, nonché delle indagini sui mandanti degli omicidi del mostro di Firenze. Mentre gli inquirenti sono alle prese con lotte intestine, Mignini e Giuttari scoprono che qualcun altro sta intralciando le indagini, cercando di ridestare l'interesse per la confutata pista sarda, abbandonata nel 1989. Il primo più grande depistaggio, da quello che ho potuto capire già dalle primissime letture degli atti, è stato quello di aver voluto nell'82
valutare la cosiddetta pista sarda sulla base di una identità di proiettili dei duplici utilizzati nei duplici delitti fiorentini con quelli utilizzati nel delitto del 68. Mario Spezzi, famoso cronista del mostro di Firenze, lavorava come giornalista per La Nazione. Indignato per la perquisizione della polizia in casa del suo amico Calamandrei, Spezzi si prefigge, assieme al famoso scrittore americano di gialli Doug Preston, di dimostrare che il mostro era in realtà il figlio di uno dei sardi indagati negli anni Ottanta. Tuttavia, il suo subdolo piano di piazzare delle prove per dimostrare la sua teoria viene sventato quando il suo telefono viene intercettato dagli inquirenti. Viene arrestato e accusato di intralcio alla giustizia e diffamazione. Preston si affretta a lasciare l'Italia. La pista sarda è una strada che per tutti gli inquirenti è andata a morire. Per Mario Spezzi no. Mario Spezzi ha scritto, è stato accusato e condannato di aver depistato. Perché o era convinto della sua teoria o era dentro. Le piste si esauriscono. Michele Giuttari, costretto alle dimissioni, scrive un ultimo rapporto sulle indagini del GIDES. Rimane un cold case italiano. E questo, diciamo, personalmente mi ha sempre affascinato e mi ha spinto anche a me nel tempo a proseguire il lavoro che mio padre aveva fatto, perché incuriosita da questo caso che tuttora appunto irrisolto, ma che suscita nell'opinione pubblica, nelle persone, tantissimo interesse. Non a caso anche su Facebook ci sono blog, ci sono gruppi di ricerca e le persone amano sapere la verità. Nel 2015 il procuratore Paolo Canessa riapre il caso, questa volta sulla base di nuovi indizi che farebbero ricadere i sospetti su Giampiero Vigilanti, che ha appena denunciato il furto delle sue armi e del suo anello da legionario. Due potenziali prove importanti. Giampiero Vigilanti ha trascorso 5 anni nella legione straniera francese e ha precedenti anche per omicidio e lesioni personali. Spiava gli uomini nei bagni pubblici, ma soprattutto sembra che nel 1951 sia stato complice di Pacciani in un omicidio. Il nome di Vigilanti è il numero 38 della famosa lista di sospetti del 1985 ed è anche venuto fuori durante il primo processo a Pacciani. Nella perquisizione del suo domicilio nel 1985 erano stati rinvenuti 176 proiettili Winchester calibro 22 e una High Standard automatica sempre calibro 22 che deteneva con regolare porto d'armi e usava per esercitarsi nel tiro a segno. Posso ritenere, alla luce della documentazione che ho consultato in questi anni, che sicuramente Giampiero Vigilanti abbia avuto un ruolo in questa storia. Lo dico perché Giampiero Vigilanti è il sospettato numero 38 secondo la squadra antimostro. Pacciani è il numero 31. 8 giorni dopo l'ultimo dei duplici delitti, i carabinieri vanno a bussare a casa dei vigilanti e nel decreto di perquisizione c'è scritto che è ritenuto persona coinvolta e o identificabile nel mostro di Firenze. Quando trapela la notizia che Vigilanti era indagato, Gianpietro Fiore del settimanale Giallo ha voluto intervistarlo. Lei se la ricorda quella sera che cosa stava facendo in quella zona? Era andato con Narducci a fare un giro? Sì, se andava a fare un giro in macchina, no. Ma nulla di particolare. Per molti, Giampiero Vigilanti combacia perfettamente con la descrizione dell'FBI. È alto, freddo, misogino, ha esperienza militare e conosce bene la zona. La sua casa è equidistante dalle due macro aree dei delitti. Conserva ritagli di giornale sugli omicidi
e mostra poco rispetto per gli inquirenti, persino vantandosi di come non siano mai arrivati da nessuna parte. Avevo mai fermato neanche un quarto d'ora. Sì, ma dico nella peggiore delle ipotesi, che in carcere... Non mi fa più nulla, no. Non può andare, voglio dire. L'ha detto i giudici anche. Cosa? Carezza. Uh-huh. Non ha risolto nulla anche lui. Ogni tanto chiama, saluta. E venivano a prendermi, lui mi telefonava il giorno prima. Sì. Se io potevo andare giù. Sì. E io andavo la mattina all'8, venivano a prendermi e mi riportavano la sera verso le 5. Nonostante tutti questi indizi, possedeva anche un'auto simile a quella vista vicino alla scena del crimine nell'ottobre 1981. Le casse di munizioni, la collezione di armi e i precedenti per omicidio, Giampiero Vigilanti non è ufficialmente indagato fino al 2017. Nel 2019, dopo che il nuovo procuratore, lo stesso che nel 2007 aveva confiscato gli atti di Giuttari e Mignini, chiede l'archiviazione delle indagini, spunta questa fotografia. È un'impronta nel fango di uno stivale numero 44, con una suola simile a quella degli stivali dell'esercito francese. Viene anche presentato il documento risalente al 1985, ma trovato solo nel 2018 nei fascicoli dei servizi segreti. Vigilanti, appunto, quando gli viene perquisita casa, conserva anche l'articolo del duplice omicidio del 74 e da quello poi ad andare avanti. Quindi ritengo che già questo possa bastare a far pensare che Vigilanti abbia un interesse specifico. O è un grande appassionato di cronaca, è un grande appassionato dei delitti seriali, ma nel 74 non poteva sapere che quei delitti sarebbero poi sfociati in tanto altro sangue. Nel 2018 un'incredibile scoperta evidenzia ulteriormente l'incompetenza degli inquirenti. Le ogive di due proiettili esplosi dal mostro vengono rinvenute nel cuscino e nel sacco a pelo della coppia francese 34 anni dopo, durante un riesame delle prove richiesto dal nuovo avvocato delle famiglie delle vittime. Vengono sottoposte al test del DNA, ma non si trova nulla. Anche le lettere inviate agli inquirenti nel 1985 si sottopongono all'esame, grazie al quale viene isolato un profilo genetico di un maschio non identificato con gruppo sanguigno A-Rh positivo. Sul fazzoletto intriso di sangue e sui guanti chirurgici si rileva invece il DNA delle vittime, ma i loro gruppi sanguigni sono A e 0. Non vi è più alcuna traccia del gruppo B, rilevato nel primo test eseguito nel 1985. A meno che non fosse sbagliato, devono esserci tracce di un terzo DNA. Ma c'è di più. Gli esperti stabiliscono che la prova principale contro Pietro Pacciani, la cartuccia intatta trovata nel suo vigneto, è stata fabbricata ad hoc. I graffi sul bossolo sono artefatti e il proiettile non è mai entrato nella camera di scoppio. Chi voleva incastrare Pacciani come killer solitario? Deve esserci sicuramente una talpa nel sistema giudiziario. È un caos senza fine. E continuano a spuntare nomi nuovi. Geograficamente, gli omicidi formano un arco che va da nord-est a sud-ovest di Firenze. Mentre le scene del crimine, dei delitti dell'81, dell'82 e dell'83 distano pochi chilometri da Mercatale e dalla casa di Pacciani, il primo e il penultimo omicidio si sono consumati 60 chilometri più a nord, vicino alla casa della madre di Vigilanti. Le due macrozone sono equidistanti dalla casa di Vigilanti a Prato. Pacciani e Vigilanti conoscevano l'area del Mugello come il palmo della loro mano. E chiunque provenisse da sud, da Perugia, avrebbe usato lo snodo di Bagno a Ripoli per andare a nord-est oppure a sud-ovest. C'è anche la possibilità che alcune delle vittime conoscessero il mostro o la banda di assassini. Susanna Cambi, uccisa nel 1981 a Calenzano, vicino a Prato, insieme al fidanzato Stefano Baldi,
si lamentava di essere pedinata. La sua migliore amica, Elisabetta Ciabani, viene uccisa meno di un anno dopo durante una vacanza in Sicilia. Un altro crimine irrisolto. Stefania Pettini, assassinata nel 1974 con il suo fidanzato, Pasquale Gentilcore, viveva vicino alla stazione ferroviaria di Vicchio e alla madre di Vigilanti. Pia Rontini, uccisa 10 anni dopo, lavorava nel bar di quella stessa stazione, dove un uomo non identificato, con i capelli rossi e un grosso anello al dito, la stava tenendo d'occhio. Non sembra neanche essere un caso che i due giovani tedeschi siano stati assassinati vicino a una villa conosciuta per essere un luogo di orge e che Giampiero Vigilanti abbia lavorato per un certo periodo nell'azienda tessile di Rolf Reinecke, il tedesco che ha poi trovato i corpi. La coppia francese è stata vista alla sagra paesana alla quale era presente anche Pacciani. Pertanto, sembra che le vittime non fossero estranee a uno o più membri della banda di assassini, di pervertiti, che lavoravano insieme e uccidevano chiunque volesse parlare. Ma qual è la connessione tra gli assassini e la setta satanica? Chi teneva le fila di tutto? E quali membri dell'alta società fiorentina sapevano e li hanno coperti? Molti testimoni sono morti e gli inquirenti in prima linea sono andati in pensione. Quello che emerge, alla fine, è che la magistratura fiorentina è compromessa da oscuri conflitti di interesse e incapace di venire a capo del caso. L'ultima minaccia addirittura era giunta a casa mia. Una lettera anonima scritta al computer in stampatello in cui si diceva una riga soltanto: ogni giorno che passa più mi avvicino a lei. E quindi è qualcosa che magari un investigatore, un poliziotto che ha mandato alla sbarra i vertici di Cosa Nostra, andranghetisti pericolosissimi, condannati per sequestri di persona, magari si sarebbe aspettato da loro. Sebbene con il tempo l'indignazione per la morte di ragazzi nel fiore degli anni sia scomparsa, il fatto che le istituzioni italiane possano aver realmente contribuito all'insabbiamento lascia l'amaro in bocca. Ma non tutti hanno dimenticato. Qui era in male immenso, in male assoluto, l'accidia totale, veramente. Disinteressarsi di persone buone, ucciderle in maniera vigliacca, farla franca, riderci sul dolore. Mi sono detto, di fronte a tutto questo dolore, cosa puoi fare per cos'altro? Di fronte a tutto questo male, cosa fa? Qualcuno il bene lo deve fare. Come puoi reagire? Non con la rabbia, qualcuno la verità la deve dire. Devi reagire con il bene, non è possibile. Tutto sto male non può reagire con il male, con altro male, no. Devi fermarlo. Ho detto, basta, finisce tutto con me. Io devo trovare la forza di capire tutto e dire tutto, mettere tutto insieme, se sono qui dentro, se non ho perso la testa, se non mi hanno ucciso, se mi hanno dato le facoltà di cognitive di capire, c'è un motivo. Perché devo fare questo lavoro, sono l'unico in grado di farlo e lo devo fare, devo dare voce a tutti. Capito? Se non sarebbe rimasta una cosa, rimarrà impunita perché non ci sarà proseguo giudiziario, questo ne sono ben certo, però una verità storica ci deve essere. Apparentemente, la città di Firenze non riesce ad affrontare i fantasmi del passato con la coscienza pulita per far luce sull'oscuro segreto che nasconde da oltre 40 anni.